L'intervento che farò oggi riguarda il non finito. Il non finito è un problema da certi punti di vista, perché siamo devastati da opere che avrebbero dovuto essere completate, avrebbero dovuto funzionare e invece non lo fanno. Però sono queste opere, vedendole col senno del poi e vedendo anche con un po' di distacco emotivo, possono essere un'opportunità perché ci permettono di ripensare, riprogettare il futuro senza avere troppi vincoli. Cerco di farmi capire con un esempio. Se noi prendiamo una cittadina molto bella, finita, prendiamo San Gimignano o prendiamo il centro storico di Firenze, è difficile pensare di intervenire su tanta bellezza e su tanta compiutezza. Se invece l'oggetto su cui interveniamo è non finito, non è particolarmente bello, anzi in certi casi è decisamente brutto, possiamo liberare risorse, fantasie, energie per immaginare un migliore futuro. È un modo per vedere il bicchiere invece che 4 per 4 quinti vuoto, per un quinto pieno.